Allora, proprio due domande. Sì. Wake up to love, get up. È nato il nuovo centrodestra. Da una parte quindi c'è Forza Italia, dall'altra c'è centrodestra. Questo come cambia un po' gli equilibri anche nel governo, diciamo, nella maggioranza? Io spero che non cambi nulla, perché il governo possa continuare la sua navigazione facendo la legge di stabilità, la nuova legge elettorale e quelle riforme istituzionali indispensabili, perché quando si tornerà a votare gli italiani possano scegliere fra due politiche economiche e sociali diverse. Qualcuno così malignamente ha detto che questa è un'operazione fatta in realtà per prendere, diciamo, più elettorato, come per allargare, no, per allargare, diciamo, no, la fetta, il bacino di persone. È stata una scelta seria, ponderata, fra una certa concezione di partito, Forza Italia, leaderistico, che non intende organizzarsi sul territorio, né avere congressi, né classi dirigente periferica, mentre invece noi abbiamo scelto... Perché, che era così fino a ieri, però no. Vabbè. Assolutamente, cioè, nel no. Senso, prima pure non c'era il congresso. No, no, scusa, però... no, assolutamente no, abbiamo fatto tutti i congressi nel 2000. E 12 come noto, abbiamo rinnovato tutti i segretari provinciali con congressi, avevamo raccolto 200.000 firme per le primarie nel mese di novembre e dicembre dello scorso anno, poi... Che poi qualcuno non ha fatto fare... E infatti allora chi va in Forza Italia non vuole un sistema democratico interno, noi invece abbiamo... Le primarie. Invece noi abbiamo fatto la scelta di un partito radicato sul territorio, è un discorso molto serio, non è che queste cose avvengono per caso. Senta, il voto sulla decadenza, cioè il nuovo centrodestra come si pone rispetto... È un problema che ci siamo già posti il 2 ottobre, come è noto, quando votando la fiducia al governo abbiamo detto... Però lì eravate PDL, quindi per questo dico... Ma no, non si è mai visto una sanzione così afflittiva applicarsi per un fatto avvenuto 10 anni prima. È un fatto barbarico, di barbarie giuridica. Difenderemo Berlusconi ad oltranza, perché di mal scalzonato si tratta, la retroattività della... Severino. Cioè lui l'aveva firmata come legge, però non è che uno si poteva aspettare. Scusi, io Severino, non l'ho né firmata. No, né lei votata. Scusi, intendo Berlusconi. No. Stanno facendo queste, si parla di Villager Net, poi sono state queste ironie, i falchetti, le colombine. Per selezionare, si dice, la nuova classe dirigente in Forza Italia, però questo. Come giudica questa, non so se ha visto qualche servizio sui Guardi, qualche... Se noi abbiamo fatto un partito che vuole radicarsi dal basso e selezionare dal basso la classe dirigente, è evidente che non condividiamo questo tipo di selezione della classe dirigente. Devo andare che c'è una riunione. Ah, ok. E voi farete comunque anche una selezione della classe dirigente? Cioè dei giovani, che avevo, per un ricambio? Il giovane, è, come ho fatto io quando ho fatto il consigliere comunale e poi il consigliere regionale. Vabbè, un po' di anni. Sì, ma guardi che non c'è professione. Ma è una carriera lunga. No, ma guardi che non c'è professione al mondo. Non c'è sport nel quale qualcuno possa arrivare senza prima aver fatto allenamento. Questa è concezione tutta italiana, ultimamente, folle. Per cui in tutte le professioni, in tutti i mestieri ci vuole capacità, solo in politica, infatti abbiamo visto il risultato, le centinaia di persone arrivate alla Camera e al Senato che non sanno neanche farlo con bicchiere. Forza Italia è il partito dei falchi, voi come vi definite? No, vogliamo fare parte del partito popolare europeo, di quella grande forza popolare che esiste in tutta Europa. Quindi diciamo partito popolare, si potrebbe, in sintesi, con una battuta. No. Costola del Partito Popolare Europeo sicuramente. Cosa? Sì. Grazie. Costola. 2053 New